Dai, facciamoli entrare per stavolta. Accomodatevi. Grazie. Solo per stavolta, eh. Invito il presidente neoeletto, senatore Ignazio La Russa, ad assumere la presidenza del Senato. Ferma, Andrea, ferma! Non applaudite, non applaudite, vi prego! Ma cosa c'è da applaudire? Questo qua vi sembra uno spettacolo degno di un paese civile? Cioè, cos'è? Liliana Segre, deportata all'età di 14 anni, sopravvissuta ai campi di sterminio, che si alza e lascia il posto a uno che si chiama Ignazio Benito. Non ridete. Ignazio Benito, che in casa ha il busto del Benito originale. E questo Ignazio Benito mi diventa la seconda carica dello Stato, uno che solo un mese fa ha detto: siamo tutti eredi del Duce. Ma tu pensa alle volte, io che credevo che fossimo più eredi dei partigiani. Ma si vede che siamo... Ah, qui sì! Si vede che siamo stati adottati, fratelli. No, cazzaro, 100 anni esatti dalla marcia su Roma, è partita la retromarcia. Ma che periodo è? Che periodo è? Siamo accerchiati da una parte la Russia e dall'altra la Russa. Com'è potuto accadere? Di chi è la colpa? Nostra, del destino. Dio! Ma cosa abbiamo fatto per meritarci tutto questo? Chi mi chiama? Oh no. Mi scusi, sono stato io? Sei stato tu? Signor Dio, il comico, che mi fa ridere di meno di quelli veri. Lo so, come un periodo così. Mi diverta. Sì, ho preso il Senato. Sì. Ordine. Disciplina? No. Onore? Berlusconi? No, la prego. No. Dio, mi scusi. Mi scusi, Dio. Comico, comico, che cosa vuoi da me? Ma perché fa la Russa? Mi scusi. Caro, stai calmo, comico. La Russa l'avete fatto voi, non l'ho fatto io, amico caro. Siete voi. Sì, siete voi che avete votato quelli da Garbatella. Sì. Capoci che appena che si gonfia. Che ridere che mi fate? La Segre che ha presentato la Russa fa ridere, ah, dai. No, a me Oh, mi sono pisciato sotto, mamma okay, mia. Io no. Ero lì che stavo cercando di creare un multiverso. Il multiverso? Dove, non serve il gas, probabilmente, almeno ho provato a creare, sempre che non sia speculazione. Ma fa cingolani? Ma non è detto che ci riusciremo a causa proprio. Ma perché fa cingolani? Mi scusi, Dio. Non ti farei vedere cingolana? Sì, no, ma ho capito, ma non faccio il governo del migliore. Te lo ricordi a Draghi? Sì, me ne sono andato prima che scoppiasse il merdone. Sì, ma che cialtroni che siete voi italiani, mamma mia. Ma forse anche colpa sua che ci ha creato lei, mi scusi. Di chi è la colpa? No, amico caro, io vi ho creato. Io vi ho dato il telecomando. Ma siete voi che avete scelto i programmi orrendi. Ti è piaciuto come detto orrendi? Sì, aperto. No, orrendi, con la E largo, orrendi. Sì, con la E largo. Bravo l'avia, vero? Ti è piaciuto, sono bravo, eh? Sì. Hai capito la metafora, no? Sì, il telecomando, sì, che è la metafora del libero arbitraio. No, si dice arbitrio, libero arbitrio. Si dice arbitrio? Eh sì, si dice arbitrio. Davvero, ma è sgabbato, bro. Cioè, ci sta,
c'è qualcosa in te che mi piace, mi ha emozionato, mi hai spaccato, bro. Ma come parla? Come giudice di X Factor, perché tu vorrai squadra, cioè non hai ancora quella spinta dentro di te, sei troppo acerba, bro. Ma vaffan, bro, da giudice, imparate a cantare almeno tanti auguri a te, prima di giudicare gli altri, che manco quello sapete intonare. Come vi siete abbassati culturalmente, io? Come vi siete abbassati? Ma cosa c'entra X Factor con la realtà che stiamo vivendo? Mi scusi, cosa Dio. Cosa c'entra? Tu mi dici cosa c'entra? Guarda, che se non scoppiava la guerra, non scoppiava se non usavate l'autotune. No, vabbè, ora non è che l'autotune. Che andano così. Una volta le star erano Frank Sinatra, Sofia Loren, Marlon Brando. Oggi c'è Bruno Barbieri che va a guardare cosa c'è sotto il lenzuolo negli hotel. E agghiacciante quello che vedono, signori miei! Come siete finiti male? Lo so, però che ci aiuti. Lo so. La russa è il minimo. No! Se ve lo meritate, vedrete a novembre con Gazprom, amico caro. Che succede? Te lo dico da uno che ci vede lungo, altro che Paolo Fox. Cosa andate succede? Da Decathlon, compratevi i pile. In Senato! No! Col pile! In Senato col pile! Che delirio! Ah, che delirio! Vabbè, però adesso almeno per una cosa spero che Dio sia contento. Hanno letto il leghista Lorenzo Fontana alla Camera. Lorenzo Fontana non è solo leghista. Dire che è leghista è riduttivo, lui è un super cattolico. Oggi nel discorso, come prima cosa, ha salutato il Papa. È uno che ama il Vangelo. Il Vangelo lui lo ha studiato a fondo e lo sa anche interpretare molto bene il Vangelo. Bisognerebbe guardare un po' il catechismo, c'è un passaggio da tener conto. Ama il prossimo tuo, cioè quello in tua prossimità. Quindi, prima di tutto, cerchiamo di far star bene le nostre comunità. Bravo, bravo, bravissimo Fontana. Le ultime parole di Gesù sulla croce sono proprio state prima quae de Verona. Proprio ha detto così. Comunque, no. Grazie, la ringrazio. Comunque, Fontana è amatissimo anche per altri motivi, non l'avevano ancora nominato, che già gruppi di sostenitori si sono precipitati alla Camera per festeggiare con lui. No a un presidente omofobo pro Putin. Però, ragazzi, non iniziamo con i pregiudizi. Prima lasciamolo lavorare. Tra l'altro, oggi il TGCOM l'ha descritto così. Veronese, sempre in prima fila contro l'aborto, le unioni civili, il matrimonio tra omosessuali e la difesa delle radici cristiane dell'Europa, contrario alle sanzioni nei confronti della Russia. Beh, esatto. Però se lo analizzi bene, cioè su Veronese non gli si può dire niente. Comunque a Fratelli d'Italia è andato al Senato e alla Lega la Camera. Tutti contenti nel centrodestra, se fossero stati in due. Ma sono in tre. E lui non ci è rimasto benissimo. Vaffanculo. Berlusconi sbotta al Senato dopo le elezioni di La Russa. L'avete visto in Senato, no? Dai, rivediamocelo insieme. Dai, fammi un po' vedere, vai, mandalo. Ma mi avete promesso tre ministri. Tre ministri mi avete promesso. Ma vaffanculo. Cioè, ma povero. Scusa, Meloni. Ma Meloni, gli avevate promesso tre ministri. Per ora Ronzulli fuori.
Sì, perché Tajani e la Casellati pare che alla fine, Andre, riescano a rientrare in qualche modo, no? Ma per la sua fisioterapista preferita non c'è stato verso. Licia Ronzulli, la fedelissima, è rimasta fuori. È un'ingiustizia, perché se parti infermiera e conosci Berlusconi, poi è normale che diventi prima europarlamentare, poi senatrice e poi ministro. È un percorso standard. Il veto sulla Ronzulli è uno schiaffo alla meritocrazia. E poi voglio dire, povero Silvio, avesse mai cercato di piazzarne qualcuna, non l'ha mai fatto. Per una volta che ci prova, e faglielo fare, no? Invece a sto giro, contro una donna, c'era un'altra donna. Berlusconi, gli appunti su Meloni, supponente, prepotente, arrogante, offensiva. Con lei non si può andare d'accordo. Che forte, Silvio, sei scritto gli insulti su un fogliettino. Però per non dimenticare, cioè, non li vengono mica spontanei, devi ripassarli prima nella pagina a fianco. Ragazzi, oh. Ma io lo capisco, eh. Io inizio a non capirci più niente, per cui io. Perché nella pagina a fianco degli appunti c'è scritto respirare e battere cuore. Per cui. No, che cazzo, cioè. Comunque, fra qualche giorno sapremo se almeno sarà riuscita a piazzare la Casellati alla giustizia. Pare che lui ci tenga tantissimo. Una condanna definitiva può arrivare a Berlusconi dal Rubiter entro la fine della legislatura. Per lui sarebbe di nuovo decadenza, ma con un ministro amico forse può cambiare la legge Severino per tempo. Ma io spero che non succeda niente, no, perché essere cacciato dal Senato una volta ci sta. Ma non è che tutte le volte che metti piede dentro Palazzo Madama poi ti devono rimbalzare e butta fuori come in discoteca, no? Cioè, in ogni caso per Berlusconi che questa settimana sia finita così è un peccato, perché non gli era iniziata male la settimana. Fammi vedere, Berlusconi inaugura il centro sportivo del Monza dedicato al padre Luigi. A Monza sembrava felice, parlava del padre, diceva che su tre fratelli il padre aveva deciso di investire solo su di lui. Tra l'altro, mentre parlava, dietro c'era anche il fratello Paolo, me lo fai vedere. Cioè, che non era contentissimo pensare che il padre avesse dato solo... No, a un certo punto, infatti, ha portato anche via i Maroni. Ma guardiamocelo, guardiamocelo. Io intanto vado a vedere se trovo... Abbiamo intestato a mio padre, perché per me è stato un grande padre che mi ha consentito di fare l'imprenditore. Pensate, dandomi tutti i soldi della sua liquidazione, ha puntato su uno dei suoi tre figli. Per fortuna gli è andata bene anche a me, e ho fatto tante belle cose che mi hanno portato poi a diventare anche un politico per impedire che l'Italia cadesse nelle mani della sinistra. Ai ragazzi, ad appena adesso, ho insegnato il motto, che è il motto del Monza: chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. Questo è il motto del Monza, questo è il nostro motto, questo è il mio motto, se lo fate vostro chissà dove arriverete. Presidente, è stato uno smacco per Forza Italia? Come? È stato uno smacco per voi? No, io sono lieto che sia stato eletto il mio amico Ignazio La Russa. Avevamo fatto i calcoli che l'avrebbero eletto tutti lo stesso. Abbiamo voluto dare un segnale che non si devono dare i veti su persone, cioè che questi sono inaccettabili. Buonasera. Andiamo. Cosa fa? Buonasera, Presidente. Berlusconi, cosa fa? Non... Perché ha il braccio sto così? Uscendo adesso dal Senato? No. Mi sto appoggiando al mio staff? No, non sta uscendo dal Senato, no. Sono già uscito? Ma sì, ieri è andata. Mi hanno cacciato via un'altra volta? No. Sempre per la Severino? No. Vaffanculo. Vabbè, comunque, senta, è ancora arrabbiato? Assolutamente no. Non sono mai stato arrabbiato. Io ho una grande stima del mio amico La Russa Vaffanculo. No, vede. L'ho sempre chiamato così, un fatto di amicizia. Vaffanculo, vieni un po' qua. Ma ancora, basta. Perché questa volta mi sono appoggiato alla Ronzulli?
Non c'è la Ronzulli, non c'è. Lo so! Ah, ecco, no, no, era solo per ricordare, non c'è. Perché la Ronzulli non c'è, non l'hanno voluta, no. Non ci mettono i veti. Vaffanculo. E basta adesso, abbiamo capito il discorso, Cosa? Cambiato umore. Vaffanculo al Senato, no, che è un no, posto bellissimo, no. Che abbiamo proprio intitolato a mio padre. No, no, sta facendo confusione. No, no, quello intitolato a suo padre non è il Senato, è il centro sportivo del Monza. Esatto, il centro sportivo Licia Ronzulli, no, che è stato un grande padre per me, no, che ha puntato mia. Tutto su di me, perché sì. Eravamo tre fratelli. Si sta sbagliando di nuovo, guardi, sta facendo non eravamo casino. Tre fratelli, ma infatti sì. Paolo, secondo me, l'hanno adottato. No, non l'hanno. Come dice anche il mio morto, motto, come dice anche il mio morto, senta che bello il mio morto. Sì, veloce. Chi ci crede, combatte. Sì. Chi combatte acquista terreni, ancora, chi acquista terreni costruisce, sì, chi costruisce vende, sì. Chi vende diventa ricco, chi non diventa ricco è Paolo, che infatti è adottato. No, ma basta, infierisce con suo fratello, ma che motto è? Tra l'altro, perché? Scusi. No, le lo dico, perché? Sono lunghissimi i suoi motti, no? È se c'è questo, una cosa che mi dà fastidio, proprio calma. L'arroganza della signora Meloni. Ecco, parliamo di politica. Che mette i veti a mio padre Ronzulli. Non è suo padre. Che non io è... la Meloni l'ho conosciuta sì. Tanti anni fa, che era alta così. La Meloni, sì, era piccola, sì. E adesso è alta così. No, io, no, non faccia quei gesti, non vorrà mica fare delle alluzioni. Stiamo appoggiando, no? Perché no, voglio uscire, comunque è evidente che la signora Meloni sì. Non ha mai dimenticato le sue origini, nel quale? Suo DNA, è presente un atteggiamento violento, no, prepotente, aggressivo, che non sente ragione, calma, e calma, che quando calma. Non ha più argomenti allora sì. Urla e vuole comandare. Sta dicendo che è fascista, No, sto dicendo che è una donna. ma questo Cripio. va benissimo. Ma lo vedo solo io. Cosa? Che è una donna. Ma lo vediamo tutti. Ma vogliamo farci comandare tutti da una femmina adesso? Ma certo, che male c'è? Ma che ragionamenti fa? Che ci comandi una donna è normalissimo, ce ne vorrebbero di più semmai. Poi sto dicendo no. Che perché le donne spieghi non bene. Possono dire agli uomini cosa fare. Ma invece si devono. Questo è quello che mi ha detto di dire la Ronzulli, perché ma come io le dice? Faccio sempre quello che mi dice la Ronzulli. Addirittura? Perché lei da casa c'ha un telecomando, no, non che credo. Se dico qualcosa che non le piace può schiacciare off e spegnere. No, l'ha fatto adesso. Presidente, si riaccenda. Ecco, perché la Meloni ha sbagliato tutto. Ecco, perché torniamo... non si fa politica così. Ecco, in che senso? Spieghi bene. Se una donna vuol fare politica, sì. C'è un morto che spiega tutto. Un motto, però un altro se sei no. Donna e vuoi fare politica, sì. Vieni da me. Sì. Se fai la carina vai in Parlamento. Vabbè. Se poi conosci quelle che sono state carine con me, ti meriti un ministero. Eccola lì, va bene. Questo è l'iter che ha sempre funzionato da che mondo è Monza. Mondo è mondo, si dice. Ma almeno la Meloni ha nominato la Ronzulli presidente del Monza. No! Ma vaffanculo! Andrea Zalone! Si parò per fiore per... Un applauso agli autori. Facciamo un applauso a tutti gli autori. Francesco Freiri, che è di là, che prende appunti. Alessandro Robecchi, Vittorio Grattarola, Alessandro Giuliano. Gaspare Grammatico e Claudio Fois, un grande applauso. Un applauso alle redattrici, alla Marta, alla Federica, alla Ledda, alla Giulia, alla Rossella, alla Paola. È una squadra incredibile, incredibile. Che strana la storia di Berlusconi, non è mai riuscita a umiliarlo. La sinistra e ci è riuscita ieri la destra. A proposito, che cazzo di fine ha fatto la sinistra? Dov'è stata tutto questo tempo? Che scemo era in piazza a fermare la guerra. Roma sit-in per la pace davanti all'ambasciata russa. Dunque, fammi capire, sono mesi che Letta briga per mandare sempre più armi e ora fa una manifestazione per la pace sotto l'ambasciata russa con le bandiere ucraine. Dai, Letta, così è una provocazione. Sta a vedere che la terza guerra mondiale la fa scoppiare il PD con una manifestazione per la pace, tra l'altro. Dopo anni in cui il PD non organizzava una minchia, Letta ha organizzato due sit-in lo stesso giorno nella stessa città sotto due ambasciate diverse per motivi diversi. Ira, manifestazione PD davanti all'ambasciata a Roma. Un sit-in alle 17:30, l'altro alle 18:30.
Non facevi nemmeno in tempo a sederti col culo per terra per rompere i maroni agli ayatollah, che già dovevi schizzare dall'altra parte della città e sederti col culo per terra per menarla ai russi. Regia, ce l'abbiamo le foto delle manifestazioni, Massimo? Le stiamo cercando, Mauro, ma non le trovo. No, ma perché in effetti oggi non ho visto niente sui giornali. Ma ci saranno, Massimo, figurati se non ci sono. Due manifestazioni del PD, magari qualcuno con l'iPhone una foto gliel'ha fatta. Facciamo così, il tempo di trovare le foto e ci rivediamo subito dopo con Andrea Zanone e la Silvano Berzone Bello. Massimo, scusa, avete per caso trovato le foto del PD? Sì. Oh, a che pagina erano? 37. Beh, 37, vabbè, magari non in primissimo piano tra i necrologi e il meteo, vabbè, ma comunque, vabbè, vediamola, dai. Allora, questa era sotto l'ambasciata russa, giusto? E erano in tre, giusto? Tre. E davanti all'ambasciata dell'Iran, me la fai vedere? Ah, ok. Tra le due ambasciate diciamo che non riuscivano a fare una partita di calcetto, giusto? Gli conveniva dire che erano lì per fare la quarta dose, che almeno magari un centinaio di fragili lì si facevano vedere, no? Però Letta, guardate che l'ha spiegato molto bene da Fazio domenica sera, questo è il suo modo di fare opposizione e lui definisce la sua opposizione in questo momento rigenerante, si rigenera. Buonasera Letta. Quindi, buonasera, insomma, a lei. Buonasera, buonasera, prego. Quindi, cioè, secondo lei, diciamo che l'opposizione è rigenerante. Guardi, l'opposizione rigenera tantissimo. Ieri abbiamo fatto due manifestazioni. Esatto. Ed è stato un successone, l'avrà letto, no? Cosa? No, perché? No, del successone della manifestazione, l'avrà letto? No, 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 no. Ma non lo ha scorso il Corriere Online? Sì, sì, lo sì, sì, e sì. Non c'era come prima notizia? No, 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 no. Come seconda sarà stata? No. Terza? No. Quarta? Ma no, no, no. Ma neanche nella colonnina di destra dopo che no. Sa che fine hanno fatto i protagonisti di Happy Days? Io non l'ho vista, no. No, non l'ho vista. Ma Happy Days c'era? Quello sì, quello l'ho letto, sì, 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 sì. Perché ho letto che c'era anche Zac Efron che non è più vegano. L'ho letta, sì, sì. Ma la nostra manifestazione non c'era. No, non c'era. Infatti, scusi, ma ecco, com'è nata questa idea della manifestazione? Sì, dunque, l'altra sera io ero a casa e stavo guardando I soliti ignoti con Amadeus. E che c'entra? C'era da indovinare la donna ignota numero 5. Sì, sì, va bene. Che poteva essere un'addestratrice di cammelli, produttrice di gelato artigianale o un architetto di Firenze. Sì, ma non ci interessa adesso come. Io mi diverto molto a indovinare gli ignoti da Amadeus. Boh, e guardando per lei, l'ignota numero 5 avrei detto addestratrice di cammelli. Vabbè, possiamo. Mentre stavo per scoprirlo, mia moglie mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, che sulla 7 c'è Walter. Che dice cose di sinistra. Ah, e io ho detto: Veltroni che dice cose di sinistra, è impossibile. Ma no, non è vero. E lei, fidati. Tra l'altro forse l'ho visto quella sera, sì sì. A quel punto purtroppo ho dovuto cambiare canale. Certo. E ascoltare Veltroni che inveiva contro la sinistra. Sì, ho sentito. Che stava lasciando vuote le piazze. È vero, è vero. E lei cosa ha pensato quando ha sentito? Guardi, io non ho pensato, io ho agito. Addirittura? Mi sono precipitato al Nazareno e ho detto a tutta la segreteria: dobbiamo andare in piazza per sostenere l'Ucraina e le donne iraniane. E il Nazareno cosa gli ha risposto? Uffa!
No, come uffa. Cioè, non c'era tutto questo entusiasmo, no, diciamo. No, no, non c'era entusiasmo, c'erano solo degli uffa. C'era degli uffa. E io, ma dai, facciamo queste due piccole manifestazioni, vabbè, ma due cosette veloci alle 18.30 di giovedì. Vabbè. Come possiamo chiamarle? Come... E lì mi è venuta l'idea. Quale? Dell'Apericity. Ah, lei dice, certo. Alle 18.30, alle 20 siamo liberi e possiamo partire per il weekend lungo al Circeo. Questo era l'obiettivo. Ho capito, vabbè. Lei dice, certo, l'ora dell'aperitivo 18.30. Senta, e... No, ma va bene, ma è al Nazareno come hanno reagito? Beh, al Nazareno dall'uffa sono passati, vabbè, dai, se può fa'. Ah, quindi anche lì, insomma, non proprio... E lì ci siamo resi conto di quanto sia bello fare opposizione. Ah, l'opposizione ti rigenera. Sì, beh, fatta con gli aperi, sit-in, ti rigenera. Soprattutto non è molto incisivo. Ora, noi stamattina purtroppo siamo dovuti andare a Montecitorio, come ahimè, purtroppo, per cercare di impedire di fare eleggere un leghista, presidente della Camera. Fontana. Ma non ci siamo riusciti. No, ma infatti, ma era il vostro dovere. Ma per il futuro l'aperi sit-in alle 18.30 di giovedì è perfetto. Ah, volete replicarlo? Perché, diciamo, vede, il grande raccordo anulare il giovedì sera è scorrevole. Ah, si può andare e il lunedì con veloce. Calma, dopo pranzo, ci si ritrova alla buvette di Montecitorio e ci si chiede, ci sono novità? No. No, no. Rigenerante. Quello è bello proprio, morbido. Rigenerante. Un'opposizione così è meglio di un massaggio con le pietre. Ah, certo. Rigenerante. Mm. Andrea Zalone. Ecco qua. Oh, diciamocelo, Letta non è mica andato a manifestare per la pace. No, con la scusa della pace è andato a fare la guerra a Conte. Perché il primo che ha indetto una manifestazione per la pace è stato il Gandhi di Foggia. Movimento 5 Stelle, Conte, pace sì a una piazza senza bandiere. Ma potevano bastare due manifestazioni per la pace? Due? E no. Fate Calenda, manifestazione pace per l'Ucraina, Movimento 5 Stelle e per la resa noi ne faremo una per supportarla. E certo, perché se Letta fa la manifestazione per la pace per fare la guerra a Conte, Calenda fa la manifestazione per la pace per fare la guerra sia a Letta che Conte. Ma non è bellissimo? Nel mondo c'è la guerra e loro si fanno la guerra per la pace. Ma non è finita, perché sta arrivando la quarta manifestazione per la pace, quella coi big, fammela vedere. Ok, Sant'Egidio in piazza per la pace, l'evento a Roma con Macron, Mattarella e Papa Francesco. Ma che cazzo gli costava farne una sola enorme? Col Papa, Mattarella, Macron davanti e gli sfigati dietro. Cosa gli... Cioè, quattro manifestazioni, tra l'altro, tre a Roma e una a Milano. Qualcuno non ha gradito. Napoli De Luca fa le prove da leader PD in manifestazione per la pace il 28 ottobre. Siamo a 5, Chi vuol fare una manifestazione per la pace? In realtà quella di De Luca, più che per la pace, è una manifestazione per fargli fare in pace il sottosegretario del PD. In ogni caso De Luca ci va giù pesante, perché nel giudicare la guerra in Ucraina, e non è vago o ecumenico, no, è l'unico che ci va giù dritto. Se la prende con gli americani, con la NATO, fa anche i nomi, ad esempio il suo. Questo è Jens Stoltenberg, il segretario generale della NATO, lo vedete? È un uomo che da mesi sta cercando di costruire la pace. Infatti l'altro ieri ha annunciato anche lui una bella manifestazione che pensa di fare proprio ai confini con l'Ucraina. Stoltenberg, prossima settimana esercitazione nucleare di routine. Che carino. Ma come adesso? Ma vi sembra il momento di fare un'esercitazione nucleare di routine? Tra l'altro l'ho sempre detto a mia moglie, è la routine che ci ucciderà. A questo punto io vorrei essere in grado di dire a Stoltenberg dove dovrebbe infilarsi gli stirazzi di routine. Ma io non ho abbastanza titoli, non sono nessuno, quindi lascio fare a lui. Cari ragazzi, vorrei farvi un appello affettuoso e caloroso ad una mobilitazione per la pace. Sapete che abbiamo lanciato l'idea di tenere a Napoli
a fine ottobre una grande manifestazione per la pace sembra quasi impossibile, ma è necessario tentare. Tentare. La parola pace sembra scomparsa dal panorama politico del nostro paese e non è possibile. Stiamo apparendo in Italia come la succursale della NATO, come la segreteria particolare di Stoltenberg, che è il segretario generale della NATO, uomo che si è distinto in questi mesi per una particolare, straordinaria ottusità politica. Credo che sia arrivato il tempo per mobilitarsi e per pretendere che stati, governi e singoli partiti dicano al popolo italiano qual è l'obiettivo che stiamo perseguendo. Qual è? Stiamo inviando armi, bene, consentiamo all'Ucraina di difendersi, bene, ma l'obiettivo qual è? La soluzione militare del conflitto? Se è questo l'obiettivo, siamo alla pazzia e siamo davvero alla vigilia di una guerra nucleare. Vi aspettiamo tutti per una mobilitazione straordinaria con la sola bandiera della pace, al di là di ogni distinzione. Buonasera, Presidente De Luca. Cos'è? Cosa fa? Mamma mia. Buonasera. Possiamo parlare? Mi dia un attimo, per favore, mi dia solo un secondo. Sto cercando la musica più adatta a fare un monologo della che catturi l'attenzione, che sia emozionante. Ma da quando c'è la musica? Mi scusi un attimo, un momento, la prego. Cosa deve fare? Attenui l'impeto. Ma no, qui non ancora neanche, volevo solo parlare. Non si può parlare così. Devo avere un tappeto sonoro. Va bene. Ormai va da quando governo anche TikTok ho degli obblighi, delle esigenze. Abbiamo sentito la musica, però non adesso è il caso. Adesso provo questa. Provi. No, guarda. Mamma mia. No, questa. Ma non va bene. No, non è adatta. Questa non è adatta. Senta, invece, possiamo parlare. Aspetti, scusi, mi faccio andare avanti un attimo. Deve cercarla. Vediamo questo. Non credo. Non so cosa volesse dire, ma non è buona. Non è buona. Carina ma dissonante. Sì, dissonante. Un monologo pieno di pathos alla Schindler List. Ah, vuole fare un monologo, ma addirittura non va bene. Vediamo un attimo, ecco, vediamo un po' questa. Ecco, forse ce l'ho. Se voleva fare una cosa alla Schindler List, no, questa non va bene, col magnetofono non è cosa. No. E qui abbiamo un maestro qui, giusto? C'è Belfiore. Lo vogliamo usare questo maestro? Ma, certo. E allora usiamolo. Però non è il caso, io dico perché... Usiamo questo maestro, perché il momento... Sì. Possiamo il momento è drammatico e io drammatizzo in scena, rappresento. Luce di taglio. Ma che luce di taglio? Non ce ne sono. Sguardo empatico, ma perentorio, tono stentorio ed esortativo. Scendano le foglie. Ma non ci sono le foglie. A simboleggiare la caducità della vita. Ma quali foglie? Entri il coro delle piccole fiammiferaie, allora. Non entri niente, ma cosa stai dicendo? Facciamo due fiammiferaie, una. Va bene, una. Un'ambulante con gli accendini, no. Mamma mia, in che teatro sono capitato. Abbia pazienza. Fa niente, drammatizzo io, musica maestra. No, ma perché no? Dunque parliamo di pace. Va bene, parliamone, sì. Caro Stoltenberg. No, ma lasciamo stare Stoltenberg. Mi pare chiaro che quando i tuoi da bambino ti facevano fare vola, senta. vola, sì. Al momento che stavi su mollavano la presa. Allora, senta, non, il momento è delicato. Io caro non... Stoltenberg, sì. I tuoi ai colloqui con i professori parlavano di spalle con la voce camuffata come i pentiti di mafia. Ma perché devi insultare? Caro Stoltenberg. No. Caro Stoltenberg. La prego. Guardi che al momento basta una parola di troppo. Io le chiedo per favore di... Caro Stoltenberg, sei talmente bestia. Eccolo lì. Che la domenica sono gli animali che dallo zoo vengono a casa per vedere. Senta, te. No, guardi, va bene. Stoltenberg, sei talmente ottuso che al segnale stop ti fermi e crei un ingorgo. Ma perché aspetti che qualcuno venga a scriverti avanza. Allora salutiamo Stoltenberg. Guardi, ma entriamo veramente... più nell'ambito politico. Ecco. Caro Stoltenberg, che esci senza cappello. Sono atti osceni in luogo pubblico. No. Sappi che cosa nota? Mamma mia, che quando fai no con la testa, dentro si sente il rumore della sorpresa dell'ovetto Kinder. Basta. E la chiudo qua. Oh, grazie, chiudiamo. Applauso ora, se volete. No. Ma un po'. Trattare così Stoltenberg. Beh, ma però possiamo...
cercare di ricondurre tutto. Dico solo che da segretario generale della NATO sei stato un oculista che come Colirio ha prescritto l'attacco. Oh, vabbè, ha detto anche questa. È soddisfatto? No, ma soddisfatto di che cosa? Ma soddisfatto di che cosa? Che l'Italia è il portombrelli della NATO. Ma no. Alle ma cene ufficiali al nostro ministro della difesa lo mettono al tavolo dei bambini, gli tocca sempre mangiare pasta col sugo e la cotoletta. Ma senta la voce. Ma no, posso. Ma basta. Ma non si può. Non è vero, non è vero. In qualche modo l'Italia... Ci devono dire chiaro e tondo qual è l'obiettivo. Questo perché sì. Abbiamo basi dappertutto. È vero, è vero, è vero. Abbiamo pure 70 testate atomiche. Verissimo, in Italia. Naturalmente non qui in Campania. Ah, ecco, no. Le testate le hanno messe al nord. È vero, perché sì, giustamente hanno pensato, metti che succeda un incidente, che so, un urto, scoppia un ordigno, e al nord non è che il paesaggio cambi molto. Ma no, la smetta. Sarebbe una miglioria. Ah, no, ma perché applauso. Deve... no, sì, non sì. Può chiamarlo. Sta finendo l'acqua, tra l'altro, a forza di bere. Mi manca l'acqua degli applausi. Sì, infatti, guardi che deve dosarla. No, dicevo, al nord non è che il paesaggio cambi molto, ma pure l'aria che diventa radioattiva. Beh, al nord è come mettere l'herbe magica. Perché deve sempre insultare il nord? Non lo insulti, gode, tra l'altro. No, ma no. Quale insulto? Questa è la Treccani, cito il sapere condiviso. No, no, oddio, no. Anche a Napoli avevano messo delle testate atomiche, ah, sì? Solo che poi la NATO ha visto un capodanno a Napoli e ha detto ah, no, vabbè, se serve avete già la bomba Maradona. Applauso. Vabbè, non ho più acqua. Non è acqua. Non acqua. Serve più acqua quando fa ridere. Vabbè. Peppiniello! Non c'è nessuno. Serve acqua! Non c'è. Non ma è ora di dire basta, io non lo devo fare. Perché sono pieno di impegni fino qua. Ma se mi tocca fermare la guerra, ma no, credo facciamo pure questo. Infatti il 28 ottobre a Napoli si terrà una grande manifestazione per la pace, l'iniziativa che vanta il più alto numero di tentativi di imitazione. No, non esageri, è vero però che è una delle tante. Una delle tante, Forse vuole paragonare il mio evento mondiale con quella tombolata con concerto finale della sosia di Gigliola Cinquetti organizzata da Letta. Ma davanti all'ambasciata russa. Vabbè, guardi, tanto non lei forse è... vuole paragonare il mio raduno di massa visto solo ai tempi di Busto. Ma non credo. Con quella specie di campanello di disagiati organizzato dai 5 Stelle no. Che si trovavano tutti nella stessa piazza solo perché non sanno ritrovare la strada di casa. No, non insulti tutti. Comunque guardi che c'è anche la manifestazione con il Papa, Macron e Mattarella. Ha da dire anche su questa No, per carità, Macron, Mattarella e il Papa. Manca solo Cristina D'Avera e Coraggio Augias. Ma no. E Raul Bova, quindi giusto ha per da dire il pubblico femminile. Ma quindi ha Andrea da dire Zalone, Silvano Belfiore Band. Gazprom, fammi vedere, Gazprom, le città in Europa rischiano il gelo durante l'inverno. Ma scusate, fino a pochi mesi fa il nostro problema non era il surriscaldamento globale. E ora siamo messi così male che persino Greta Thunberg rivaluta le scorie radioattive. Greta Thunberg, Germania, forno nucleare, in Germania meglio del carbone. Ancora 2 mesi di crisi e ci ritroviamo a dirigere l'Ilva di Taranto. E comunque a me sembrano preoccupazioni inutili, perché Putin non vuole mica togliere il gas a tutti i paesi europei, ma figuriamoci, no, solo ad alcuni, è stato chiarissimo, fammi vedere. Il presidente russo avverte, chi mette il price cap resta tagliato fuori, ma lo vedi? Lascia al freddo solo quelli che vogliono il price cap, il tetto al prezzo del gas, e quindi cosa c'entriamo noi? La proposta d'Italia per il gas, price cap su tutte le transazioni. Vaffanculo. Perché ce l'ha con noi? E la Germania? Germania si è fatto il suo scudo da 200 miliardi, l'Olanda è un paese produttore per cui ci guadagna e l'Ungheria ha fatto accordi separati con la Russia e quindi se ne strafotte. Diciamo che in questo momento sul gas l'Europa è granitica come la difesa della Juve. Ma d'altra parte, come fa ad esserci una politica europea? In Europa, ragazzi, parliamo 24 lingue diverse e quella ufficiale è dell'unico paese che ha portato via i coglioni.
Ma prendi gli schieramenti. No, vabbè. Non ho l'acqua. Ma prendi gli schieramenti. In Spagna governano i socialisti. In Svezia vincono i neonazisti. Da noi ricorre il centenario. In Polonia trionfano i nazionalisti e in Austria alle elezioni votano tutti per la birra media chiara. Guarda. Austria esplode il partito della birra. È stato il terzo più votato alle elezioni presidenziali. Lui è Dominik Vlazny. Alle presidenziali austriache domenica scorsa il suo partito della birra è arrivato terzo con l'8,4%. Ha preso la stessa percentuale di Salvini in Italia, solo che Salvini fa più schiuma. La proposta più forte del suo programma era la costruzione di una grande fontana di birra nel centro di Vienna, guarda. Guarda come quello lì col caschetto lì e il megafono in mano è lui, lo vedete? Che sta presentando il progetto durante la campagna elettorale. Voi direte, ma quella non è una proposta, è una cazzata senza senso. È perché invece la flat tax, che cazzo è? Comunque, in queste condizioni come si fa a sperare che la politica europea riesca a tenere testa al ricatto russo sul gas? Certo, la birra scalda, sì, ma non abbastanza. Fidatevi, dobbiamo prepararci ad un inverno difficile e c'è già chi ha capito come fare. Fare legna. Tanta legna. Tantissima, tantissima legna. Il pretesto è la guerra, la passione dei bastardi. E lo sottoscrivo perché approfittano con la scusa della guerra di aumentare gas, benzina, gasolio, petrolio, candele, pane, latte, farina, perché è logico che se aumenti il gasolio il camionista non porta a erto le derrate alimentari. Le mani come sono allora messe? Sono tornate bianche, faccia un po' vedere. Niente, ancora no, nere? No, sì. Ha raccolto altre noci o non se ne va più quella roba? Il tannino delle noci è una specie di Viagra al femminile. Vabbè. Per quello che le tengo. A me piace raccogliere, perché anche i funghi io la torno come un bambino quando andavamo a cercare queste cose, perché avevamo bisogno. Un anno ce ne sono tante e un anno meno, come tutta la frutta e le... Quest'anno ce n'era tantissime, avrò raccolto 40 kg di noci. Se dovessi divorziare, ormai non divorzio più perché ormai ho lasciato tutto alla mano, però mia moglie non mi ruberebbe tanti Rolex. Niente. Tre motoseghe, tre motoseghe me le ruberebbe, ma... No. Non so che ci farà, comunque non insomma. Ho mai capito, ma non ho mai capito. Invece che aiutare la gente e l'ospedale di Missouri è questa qui, ma cosa ti cambia un Rolex da 60.000 euro al polso? Certo. Ma cosa ti cambia? Certo. Io non capisco, mi pare che si sono rubati un migliaio di paia di scarpe, ma quanti piedi hanno? La crisi energetica ci riporta ai vecchi tempi. Legne, motoseghe, gran turco, selvaggina e frutti di bosco. Buonasera, Corona. Cosa fa con quel tronco? Quale tronco? È quello che ha lì. C'è questo lì. Qui? Sì. È un tronco, da passeggio. Ma non esiste. Me lo porto quando vado fuori, mi fa compagnia. Ah, certo. Ogni tanto lo tiro e lo vado a riprendere. Vabbè, cosa me fai? Lo riporto, faccio il cane di me stesso. Che divertimento. Perché fra le specie del creato non c'è differenza. Beh, insomma, adesso sono appena tornato dalla cogliere le noci. Infatti vedo le mani. 600 kg, guarda le mani nere. Infatti, 600 kg. Mi danno una certa eleganza perché fanno pandan con i piedi. Ecco, che non vogliamo vedere, grazie. Ovviamente. Ma adesso, con la crisi energetica, tutti dovremmo sporcarci le mani. Ah, lei dice? Perché la crisi ci riporta ai vecchi tempi. Cioè? Legna, motoseghe, grotte. Ah, sì, proprio femmine così. Grasse da mettersi sopra come trapunte la notte. Beh, tralasciamo adesso sti aspetti perché dobbiamo tornare all'essenziale. Ok. Agli elementi primordiali, che aria, terra, fuoco, Chianti. No, allora sarebbero aria, terra, fuoco, acqua. Ma quale acqua?
è un'invenzione moderna. No, è il Chianti. È fighettume. No, no, l'acqua fatta non è... solo per chi ha lo sghiribizzo della doccia. Ma non è uno sghiribizzo, è necessario farlo adesso con tutto l'amore. La doccia calda spreca risorse energetiche in più, toglie quegli strati di unto e polvere che nel tempo formano la crosta che ti protegge dalle sferzate del vento. Questa è una versione un po'... Sì, non è così. È come togliere la corteccia dall'albero, l'albero muore. Ma invece noi se ci bisogna tornare a mangiare le cose che ci dà la madre terra. Questo sì, la selvaggina, i frutti di bosco, il lombrico. Quello no, quello il lombrico che è mangiato così. No, preso dalla zolla della terra. Non vanno giù con la terra. Ma che schifo, no. Che se il lombrico lo pulisce è come se levi il grasso dal prosciutto. Ma no, che schifo, no, dai, così non si mangia. Ma certo che no, l'ombrico va sempre accompagnato con un bianco. No, ma no. Oppure con un rosso. Ma non è il fatto di... Oppure con quello che c'è. Sì. Un lombrico, un fiasco, un lombrico, un fiasco, finiti i lombrichi, un fiasco, un fiasco, un fiasco, anche senza lombrichi. Il fiasco mi sembra che sia il fulcro comunque, no? Vabbè, lasciamo perdere i lombrichi. Guarda, anche se non beve non importa, può anche non bere, tanto finiamo la chiacchierata. Non beve. Il lombrico è il sushi della terra. Non è il sushi della terra. Non è il sushi della terra, non beva. Tra l'altro non serve, guardi, niente, finisce, ok. Comodo, solo che il sushi è cool, allora va bene, il verme invece no. No, è che il sushi è buono, il verme no, va bene. Se vi mangiate le gallette di riso non avete difficoltà ad imparare a rosicchiare il sughero direttamente dall'albero come il castore. Ma no, si può evitare quello. Con la crisi si torna all'antico, ad usare i sensi. Questo sì, non beva però, cioè, non può bere tutto sto vino, glielo dico. In città per capire cosa mangi leggi le etichette. Sì, certo. Perché sul cibo ha tutto lo stesso sapore. Un po' è vero. In campagna invece capisci la differenza fra una bacca e una cacca di capra solo assaggiandole. No. No, senta, Corona, però, scusi, le città non beva, le città hanno milioni di abitanti, no? Se tutti mangiassero le bacche, la campagna verrebbe devastata. Ma quindi... no. Eh sì. Perché la natura fa la selezione. Ah, lei dice... Lei fa i funghi buoni, uguali a quelli mortali. È vero. Se tu distingui quello buono, è la madre terra che te nutre. Certo. Se invece non ci hai capito una minchia... Sì. Sotto la madre terra ci vai tu. Questo per dire bisogna stare attenti a raccogliere i funghi. E quindi questo a tua volta nutri il lombrico io poi me lo faccio con un filo d'olio extravergine di talpa, che è la morte sua. Non sapevo che ci fosse l'olio di talpa. Comunque. La crisi energetica c'è anche perché siamo in troppi. È vero, che vengano pure gli abitué di via Monte Napoleone qui in montagna da me a meno 20 gradi con Rolex. Vengono con Rolex e quei cazzo di mocassini senza calzini. È vero, ma c'è questa moda. O gli vengono solo delle vesciche come mammelle di fasciolo, oppure vorrà dire che abbiamo dato una bella svoltita. Va bene. Ma lo dice Darwin, mica il Poiana. Certo. La selezione naturale così è fatta di esperienze e fallimenti. Certo, questo mio è vero. Nonno. Ha rischiato più volte di essere sbranato perché non capiva la differenza fra la dalgisa e l'orso. Lì allora è un problema diverso però. Ma da dietro piegate sono identiche. No, non racconti queste cose e non beva soprattutto. Per favore, non beva. La prego, non è un messaggio. Non si beve. Non è più tempo di comodità. Ecco, stiamo su questo. Ecco. Vi devi mangiare la selvaggina. Sì. Prendere le uova di quaglia arrampicandoti sul nido. Per chi è capace. Tirar su con la canuccia di bambù le termiti, fonte di proteine. Ecco, non tutto. Devi imparare a distinguere la castagna buona dalla castagna matta, quella dell'ippocastano. È vero. Ma matta non è la castagna. No. La natura non è mai matta. Questo è vero, Passa il mondo come è diventato con gli speculatori che sono degli schifosi opportunisti bastardi vigliacchi. Sì, non le piacciono. Che con la scusa della guerra aumentano il prezzo del gas, di benzina, aumentano il gasolio. I camionisti non portano le derrate alimentari aeree. Quello è un problema, perché il fagiolo lo catturo, ma non posso mica andare a caccia di bottiglie di nebbiolo. Vabbè, non è che il problema è il nebbiolo, non maledetti è il primo bastardi che speculano. Vabbè, abbiamo capito. E poi hanno la casa St. Moritz, col bunker antiatomico. Noi a Erto non ce l'abbiamo il bunker antiatomico. No, ci proteggiamo dormendo nella grotta insieme all'orsa. Aia, no.
che tra me che non mi lavo con la mia crosta che sa di stalattite il pelo dell'orsa, la radiazione pensa, ma qui sono io che inquino. Certo, non che arriva proprio. Ma va a far diventare fluorescenti le donnine in via Condotti con i tacchi d'inverno e i camperos d'estate. È vero, c'è sta moda strana, poi ci lamentiamo della bomba atomica. Ma no, vabbè, ma... E schiacciatelo sto cazzo di pulsante così ci riporta tutti coi piedi per terra. Questo magari... E cominciamo come l'uomo di Neanderthal vestito di fango e foglie. Aia, Che poi come mi vesto io a Erto quando la domenica vado a messa. Ecco. Andrea Zalone, tra poco! Vorrei droni e pesci, tra poco! Silvano Berlusconi! Sentiamo se Marina Tonini mi risponde. Pronto? Ciao Marina, tu mi hai detto che hai parlato con i fratelli celesti. Cosa sta succedendo alla Terra? Aldreale scrive, andiamo verso l'eterizzazione. A quanti Hertz vibreremo? Prima di diventare etere passi molte altre dimensioni. Saluti Grande Red da me e dalla luce tonda che si muove a destra e a sinistra nel cielo. Dal balcone è tutto linea allo studio. Ah, c'è una luce tonda che si muove a destra e a sinistra nel cielo. Bene. Secondo te, Red, potrà arrivare un momento in cui dove ci sarà un grande reset tecnologico e verremo tutti improvvisamente disconnessi da tutto a livello globale? Certo, ecco, hanno anche questo potere. C'è un altro discorso da fare, che l'uso delle macchine elettriche fa sì che con qualcosa di magnetico, mi hanno detto, io non sono un esperto, posso spingere un pulsante e improvvisamente le macchine elettriche si fermano, non vanno più. Da quando io guido l'automobile, cioè da 18 anni, la benzina è sempre costata molto più, a volte più, del diesel. Ma attenzione, ma come mai la benzina costa molto meno del diesel? Cioè, di solito era il diesel che costava meno della benzina. Forse mi chiamo Gabriele perché il mio destino era nella comunicazione, forse mia mamma mi ha chiamato Gabriele per quello, lei non lo sapeva, però non ce n'erano molti di Gabriele. Poi ho i capelli rossi, adesso non più, e i capelli rossi, sai, anche la pulzella d'Orellana aveva i capelli rossi, quindi io sono anarchico, lo dico sempre, sono anarchico, ma fin da ragazzino, quando parlavo mi dicevo, no, smetti di citare Bakunin, Bakunin era il leader, per quello che scriveva dell'anarchia, lui invece a lui e William Reich, ma non li avevo mai letti. Poi dopo mi hanno detto che limita, che dicevo le cose che dicevano, allora li ho letti, ma ho letto un attimino all'inizio, poi ho detto, vabbè, le so queste cose, perché erano dentro di me. Io sono anarchico. Buonasera, Redronny, sì. Non ho nessun problema a dirlo. Vabbè, sono anarchico. Ma va bene, ce ne sono tanti. Scendo io anarchico, l'altra sera stavo leggendo Bakunin. Certo. Ho letto le prime 5 righe. Solo 5? Perché poi ho tu quelle cose lì, ce l'ho già dentro. Ah, non serve leggere. Perché sono anarchico prima di Bakunin. Ah, prima di Bakunin. Fatemi un caso l'altra sera, Christian Delorde. Ah, Delorde, sì. Dalle foto degli animali, sì, capisce sì. Il tuo passato, il tuo futuro, se hai avuto dei problemi, se hai avuto la cosa, quanti vaccini hai fatto, no? Sì, tutto, sa tutto. Delorde è venuto a mangiare falafel a casa mia, perché sono vegano, faccio dei falafel. Ha fatto una cena a base di falafel, va bene. A un certo punto dico, Christian, cosa c'è? Cosa c'è? Si era bloccato, così col falafel in mano. Cos'è successo? Davanti a una mia foto. Ah, quale? Di quando avevo i capelli rossi. Ah, c'è una volta. Ero a Roxy Bar di Tele Monte Carlo. Ah, ce me lo allora ricordo. Sì che c'era Tele Monte Carlo, che tra l'altro, da quando è diventata la 7? Sì. Io non ci lavoro più. Ma è passato tanto tempo. Ops. Ma cosa ops? Chissà come mai. Ma succede, ma poi è una vita. Non sarà che 7, guarda caso, ops, ha lo stesso numero delle 7 sorelle delle compagnie petrolifere. Ops, che guarda caso, ops. Cosa? Adesso il diesel costa più la benzina. Ma cosa c'entra con Roxy Bar tutta sta roba? Vabbè. Vabbè, comunque. Dicevo, Delorde, col falafel in mano. Cosa è successo? A un certo punto mi guarda. Come se fosse. Se non inventato una persona. Mi dice, tu. Nel 1431 c'è stato, oltre che Gabriele, perché mi dice c'è stato Gabriele, ma più rosso. Che altro, c'è stata la pulsella d'Orléans. Ma cosa sta? Ma non è vero, non io dico, ci hai preso Delorde. Ma come ci ha preso? Mi fa, lo so, hai visto? Infatti, bravo Delorde. Ma no, perché io quando passo vicino al barbecue, infatti, perché io sono vegano, sento quell'odore che mi ha marinato prima di mettermi a rogo, come Giovanna d'Arco. Ma non l'hanno marinata, non l'oracolo, è così. Ops. Cosa? Red, se ci disconnettessero, anche tu ti disconnetteresti? Mi rendito.
se ci disconnettessero, io non mi sconnetterei, perché tu non sei disconnetta, che sei capito le sconnessioni, o faresti disconnettere solo nelle sconnessioni. Scusa la chiarezza, per dirla dritta. Ma non si è capito chiarezza. Niente. Chiarezza. Red, ma come fai a dire così dritte? Ma non si è capito niente. Perché sono anarchico, chiarezza. Ah, è quello, certo. È semplice, perché queste cose le ho vissute in prima persona. Ma quali cose? Non si è capito niente. Vabbè. Allora, è successa una cosa incredibile. Mercoledì sì. Ero in casa. E avevo acceso la lavatrice, dovevo fare il bucato, avevo acceso contemporaneamente la lavastoviglie, il ferro da stiro, la stufetta in bagno, la piastra induzione per bollire i ceci, che avevo messo a mollo nell'acqua la sera prima. E siccome aspettavo, non sapevo cosa fare, ho cercato di saldare la ringhiera del terrazzo. Non poteva, fa troppa roba. È andata via la luce. E certo. Come mai? Ma come mai? Il grande reset tecnologico. No, è un fatto. Cos'è che non vogliono farci saldare? Ma si figuri. Volta Alessandro, Red, ma quanti kilowatt hai in casa? Mira il dito. 3. Sono pochi. Volta Alessandro, non bastano. Te ne servono almeno 9 con tutto quel casino l'abbiamo acceso. Ma minimo proprio. Caro Volta Alessandro Sapientone, è quello che vogliono farci credere. No, ma ha ragione, è un fatto di importanza. Io non volevo dirlo, ma ieri pomeriggio... La Tonini ha visto dal balcone una luce tonda che si muoveva sopra casa sua. Torniamo con la Tonini. Curi Osone, chissà chi era. Curi Osone. Che cazzo vuoi, Curi Osone? Chi era cosa? Curi Osone, ma cosa? Cosa può essere una luce tonda che si muove sopra il cielo di casa tua? Cosa sarà stato? Curi Osone, un lampione. Tipo. Potrebbe anche essere una pianta, ma secondo te a quell'ora lì accendono le pianta? Specialmente oggi che c'è il gas aumentato. Ma sì che si accende. Usa la testa, usa la testa. Ma la usi lei. Erano gli UFI. No. Che avevano citofonato, infatti erano citofonato alla Tonini. Citofonato, e ne hanno detto sopra, cercavano casa, hanno detto questo è il 16.143, sì, lui, perché vanno col cap. Loro mi hanno detto, hanno visto la Tonini. Vanno col cap gli UFI, hanno citofonato, e cosa volevano? Perché la Tonini ci stava facendo i capelli. Sì, anche lei con la piazza. Poi la vedi, con i bigodini, ha detto, cosa c'è? Ah, ciao UFO, ciao Tonini. Cioè, perché loro si conosci mica l'antennista? Perché volevano montare la parabola di Sky sopra l'astronave per vedere le partite del Napoli in Champions League. Perché gli piace Cavastelia. Ma cosa impazziscono per Cavastelia. Perché corre che dice, ma questi qui l'abbiamo mica fatto, era mica un UFO Cavastelia. Perché vedere come scarta, come va, tunne, si ferma, gol. Vinto 6-1 laggiù. Sì, vabbè. La Torino fa, avevo capito UFO, perché loro si erano dilungati. Volevano sto antennista, Guarda, io conosco un antennista bravissimo che è il Berloni, e gli ha mandato il Berloni. Chi è? Allora, il Berloni è andato su nell'astronave, l'ha portato. Quando è arrivato su, il Berloni ha chiesto: scusate, UFO, quanti kilowatt avete in questa vostra astronave aliena? E loro gli hanno detto: cosa? Due. Cosa hanno detto? Due. Ma tre volte con questa voce qua, perché gli UFO hanno frequenza della voce. Sì, immagino. Anti-aging. Non esiste. Quando ti dicono ti ringiovaniscono. Il Berloni, infatti, quando è andato su aveva 54 anni, quando è sceso aveva 21 anni. Per montargli la parabola. Quando l'ha visto. Lo ha scambiato per Gabriel Garco. Che è più bello anche Berloni. Sei innamorato come una pasta. La Tonini, Si sono chiusi in tavernetta. Vabbè, cose loro, diciamo. La moglie di Berloni, che è rappresentante alla Folletto, ha detto, io vado su a proporre una... Siccome gli alieni, durante l'intervallo delle partite del Napoli, passano l'aspirapolvere... Lei, rappresentante della Folletto... È andata lei su strada per vendergliene uno. Della Folletto. E gli ha chiesto agli UFO, scusate, quanti chilo avete? Ha proprio una pizza. E loro rispondono, due. Con la frequenza che ringiovanisce. Quando la Berloni si esa. Aveva 18 anni. Anche una lei. Figa pazzesca, bella, con i capelli biondi. Sì, ho capito. Il Berloni, che nel frattempo stava con la Tonini, in una tavernetta. Se ne fate 10 nella tavernetta. la Tonini aveva 45 anni. Certo. Quando è uscita dalla tavernetta, che aveva le occhiaie il così, Berloni, e ha visto questa sberra di ragazza con la spina polvere in mano, senza sapere che era suo moglie in giovanità. Certo. Se n'è innamorato, ha mollato la Tonini, è scappato con lei, senza sapere che era sua moglie. Mamma mia, una soap opera dadaista, va bene. Tutto è bene, sì. Quel che finisce bene. È tutto questo finto, è il potere ma... degli UF. Ma quale potere degli UF? Cavastelia, sì. Pensa a tutto. Il destino è quel che è, sì. Non c'è scampo più per me. Va bene. Gli UFO. Ah, sono loro. Noi intanto siamo senza parabola, senza folletto. Ma non gliel'hanno lasciato. Ma per loro in anticipo l'hanno preso, la prossima volta andiamo da Media World. Si sono fatti pagare l'anticipo. Amici UFO, non siete i primi che me lo dite. Certo. Cavastelia, pensa a tutto.
Buonasera Feltri. Allora, come ha visto, sono stati eletti due presidenti delle Camere, no? Non senza delle polemiche, tra l'altro. Voi per il Senato, no? Dove la Russa è stato eletto anche con i voti di parte dell'opposizione. Scusi un attimo. Sì? C'è un rumore. Cosa? Dove? Stanno svuotando la campana del vetro? No, che io sappia no. E allora erano le mie balle che si sono frantumate. Ma perché? Ad ascoltare la sua cazzo di domanda. Ma stavo solo facendo ma non cominciamo, ma lunga, no. Lunga, che ma no, due no, palle. Ma non è lunga, è una domanda un po' articolata. Va bene, sì, comunque guardi, tagliamo corto, parliamo di Ignazio La Russa al Senato e Lorenzo Fontana alla Camera. Ma Fontana alla Camera è una manna dal cielo. Sì, dipende dai punti di vista, ma certo. Ah no, che punti di vista, è fattuale, dopo anni di pandemia, SARS, Boldrini, 19. Senza offendere, per favore. Fontana è il vaccino? No. È giusto che ci siano due uomini a guidare le camere? Ma no, no. Le donne le camere devono solo rifarle? No, allora no, senta, non cominciamo con queste cose irricevibili. Ma irricevibili cosa? Finalmente, soprattutto con Fontana, i ruoli torneranno ad essere netti e distinti. In che senso? L'uomo porta i pantaloni e la donna li stira? Ma guardi, no, speriamo di no. L'uomo dice stasera ti porto fuori e la donna felice si mette il guinzaglino? Parliamo d'altro. Ma no, non faccia quella voce, non ma si no, possono lei dire. Di sinistra è un coglione. No, allora intanto torneranno i valori Dio, patria e famiglia. E qui, non dove si... la famiglia è il maschio che va a lavorare, la femmina sta in casa a lavare i piatti. Ma per carità, ma no. Dopodiché è libera di svagarsi. Ma ci mancherebbe. Andando a sgravare nell'ospedale che più le piace. No, non è quello lo sfatto. È l'equa e gioiosa divisione dei compiti. Guardi, inascoltabile le cose ma che no, dice. Ma no, è la verità, le donne ormai non fanno più figli. Sì, questo è un in problema. In Italia siamo rimasti solo noi vecchi rincoglioniti. Diciamo che l'età basti guardare me, Berlusconi, che guardiamo le foto porno, ma solo quelle facilitate. Addirittura, vabbè. Questa è buona. Però non ci interessa adesso questo, no? Cioè, stiamo parlando di noi, di due presidenti. Le donne devono stare a casa, no. Come le nostre nonne, cioè? Che erano soprattutto madri. Vabbè, ma adesso non facevano da mangiare con quel che c'era. Questo è vero. C'era un... Io mi ricordo che da piccolo in una settimana il pollo diventava arrosto, sì. Poi diventava brodo e bollito, certo. Che diventava polpetta, sì. Che diventava poi ragù, sì. Che diventava grasso per la catena della bici. Ah. Con cui mia nonna andava al mercato distante 30 km a comprare un altro pollo. Erano altri, c'era un certo. Ma no, sì. Mia nonna aveva dei polpacci con delle vene varicose che l'Istituto Geografico di Agostini ha chiamato Ada, Olio e Micio. Vabbè, oddio, questo per dire, erano altri tempi, sicuramente erano altri tempi, però non c'entra niente, il ruolo della donna fortunatamente oggi è diverso. Ma no, ma no! Erano altri tempi. Devono ritornare. Ma quei no, tempi ma no, lì. Non si possono fare la donna calzini. Una volta alle scappatelle del marito rispondeva ma vai con i calzini bucati. Non è vero, che ma figura no. Ci faccio io, ma no perché no. Ci tenevo al decoro. No, ma cosa dice, ma non è vero. No. Ma poi guardi, veramente non sono più proprio cose che si possono dire. La donna era moglie, sì. Era madre, certo, vai. E sulle corna chiudeva un occhio. Ma no, e se lo faceva, anzi, faceva le male. Usava per stenderci il filo per la biancheria. Ma senta, guarda, dai, veramente. Ma parliamo. Ma no, sono discorsi che oggi invece la donna vuole lavorare, certo. Vuole essere indipendente, sì. Fa la femminista. Ma no, fa, bisogna... L'utero è mio. Ma ci mancherebbe. Ma certo che l'utero è tuo, e mica voglio tenerlo. Mi serve giusto quei 10-15 secondi, no. Poi te lo rendo. No, ritiri quello che ha detto, lo ritiri. Ma no, non dico... si può. Dico che da sposati, sì. Se la donna vuole mollarti, padronissima. Ci mancherebbe. Però se lavora invece di attaccarsi al conto, si attacchi altrove. Ma senta, allora c'è. Anche la von der Leyen, che fa tanto l'emancipata, cosa se dovesse c'entra? Dividersi dal marito, di sicuro gli chiederebbe come mantenimento il PIL del Belgio. Ma a parte che sono affari suoi, non lo sappiamo. Ma che. Ma statene a casa, von der Leyen. Sei una donna. E allora fai quel che sanno fare le donne, cioè parlare di scarpe eccolo lì. Andare in toaletto nei 5 minuti. Vabbè, se sei una comune. Femmina, metti insieme uova, farina. E latte per fare una crostata, non mia. Metti insieme gli stati d'Europa che io poi già di mio
ce l'ho ancora con quel cazzone di Garibaldi. No, adesso non vada, non vada che su quello. Solo perché non si è fatto i cazzoni suoi, no, devo sentire come mio simile uno del sud. Ma siamo uguali. Che siamo biologicamente uguali. Non siamo neanche nello stesso capitolo del libro di scienze. Cosa sta dicendo? Guardi, no, ma non si può, non si può. No, 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 no. Le travalica ma proprio. No, dico no, la verità. Dice delle cose assurde. Non... No. Cosa fa il broncio? Cos'è sta roba? Ma no, lei mi fa incazzare. Ma no, scusi, ma non può dire siamo quelle cose diversi, lì. Siamo diversi, siamo diversi. I napoletani hanno i tentacoli con le ventose per catturare il portafoglio. Ma perché deve dirle ste robe? In Calabria parlano sfiatando come le balene per areare l'esofago foderato di induia. Ma non si può. I sardi sono così bassi che l'intestino ce l'hanno distribuito lungo le gambe. Ma a fini vuole farli tutti? La verità è che le unioni non funzionano mai. Ma sì che funzionano, l'unione fa la ma forza. No, ma proprio... quale forza? Ma che cazzo dice? Ma forse l'unione... per me... ogni individuo dovrebbe essere uno stato autonomo a sé. Addirittura adesso con così. Un esercito autonomo, certo. Banca centrale autonoma, sì, singolo. Io per esempio di autonomo ho già riscaldamento. Cosa c'entra? Che c'entra? Ma sto a metà dell'opera, ma non no? Ma non è e ho che... anche le risorse fossili. Perché? Perché ho un barbecue con la carbonella. Beh, buon per lei, si diverta. Solo che ora c'è quella umpa lumpa svedese di Greta Thunberg. La lasci stare. La che lasci. Dice che devo arrostire le salamelle su un nucleo di uranio. Ma non dice questo. Ma non si può, ma che cazzo, messa a promuovere il nucleare. Ma no, lo difende rispetto al fossile. La nana trecciuta con lo sguardo che terrorizza pure il mostro di Milwaukee. Chieda scusa. Ce l'ha menata talmente con le rinnovabili che a noi oggi per coprire la tratta Milano-Parigi non ci resta che aprire la giacca e sperare in una folata di vento. Andrea Zalone, Silvano Belfiore Band, un applauso alla regia, un applauso alle luci, Daniele Savia, Fusi, ai fonici, all'audio, alla produzione, a Lollo che monta, a tutti quanti, grazie fratelli, la puntata finisce qui. Non perdetevi accordi e disaccordi, noi ci vediamo venerdì prossimo, vi voglio un gran bene, ciao.